Vittore Bocchetta, di cui state per sentire una testimonianza, è nato il 15 novembre 1919, quindi ha compiuto lo scorso anno, lo scorso novembre, ha compiuto 101 anni. La sua vita tuttavia non è stata lunga e non è lunga solo per quello che riguarda il tempo, ma è una vita lunga nello spazio, si è prolungata nello spazio. Cresciuto sardo, figlio di un ufficiale del genio, trasferito a Verona, si è formato a Verona, ha studiato a Firenze, si è laureato e è tornato a Verona, dove ha entrato in contatto con ambienti antifascisti, ventenne, poco più che ventenne, è stato deportato in Germania, nel campo di concentramento di Flossenbürg e da lì nel campo dei lavori di Erzburg, uno dei sottocampi, e al suo ritorno in Italia è sopravvissuto, al suo ritorno in Italia qualche mese più tardi è partito per l'America, prima è stato nell'America del Sud e poi negli Stati Uniti, dove ha svolto attività di docenza universitaria e ha potuto esprimere la sua vena artistica, il suo talento artistico, divenendo scultore e pittore. Vittore è tornato in Italia nel 1985, definitivamente, si è ristabilito a Verona, la sua antica città, e ha iniziato una terza fase della sua esistenza lunga, quella di testimone di quello che era stato il suo impegno antifascista, la sua attività antifascista e la sua deportazione. Inizialmente scrivendo, pubblicando dei libri, pubblicando un libro in particolare, che poi come succede spesso, come è successo spesso a deportati, e cominciare da Primo Levi, diventa il libro mastro della vita, un libro che si continua a riscrivere, intorno a cui si continua a lavorare. E questo libro diventa una sorta di appoggio e di supporto per un'attività parallela che Vittore ha sviluppato a partire dagli anni 90, che è quella del testimone, soprattutto nelle scuole, e non solo di lingua italiana. È stato invitato molto in Germania e una volta perduta questa sorta di timore, di paura che aveva mantenuto verso il popolo tedesco, verso i tedeschi, Vittore ha trovato in Germania degli amici che lo hanno accompagnato proprio, l'hanno preso per mano e l'hanno accompagnato nei luoghi dove lui era stato 40 anni prima. Ecco, io nel 1941 ero un ragazzo come tutti, anch'io pensavo all'Italia che avesse la vittoria, anch'io pensavo che fossimo figli di Roma, come tutti, questo lavaggio di cervelli che aveva avuto un esito abbastanza radicato. Nel 1941, non mi ricordo se giugno o maggio, mi dovevo presentare a fare il soldato. Avevo avuto un anno di licenza di convalescenza, mi sono presentato ero stato assegnato alla sanità, quarta compagnia sanità, l'ospedale militare di Verona. Mi presento, mi tolgono la cinta, mi tagliano i capelli a zero e mi mettono in prigione. Io ancora oggi non so la vera ragione. Nel mio foglio matricolare non c'è una parola. Io vengo letteralmente sequestrato. L'accusa era di disertore recidivo. Io non avevo mai fatto il soldato. Mi tengono dentro. Intanto l'unica cosa che posso ricordare, che potrebbe essere un indizio, come dico, ero un giovane come tutti gli altri, senza precedenti. Era il distintivo di squadrista del maggiore Martinelli, maggiore degli Alpini, che era il comandante della compagnia sanità, con il quale ho parlato niente, praticamente. Quando mi ha visto, ha fatto segno ai suoi giannizzeri che aveva lì vicino, e mi ha fatto mettere in prigione, mi ha fatto rasare i capelli. E da lì mi hanno portato i carabinieri, mi hanno portato due carabinieri, mi hanno portato a Silandro, sopra Merano,
e consegnato a una compagnia di disciplina. Poi finalmente con l'amicizia di un tenente medico che ha avuto pietà di me, mi ha firmato una licenza di convalescenza, sono uscito, sono tornato a Verona e ho cominciato a riprendere la vita normale fino al novembre. Una sera pioveva con un amico, ci siamo rifugiati al bar Cavour, erano le 8 di sera. Al bar Cavour c'era la radio e stavano leggendo il bollettino di guerra, che era una specie di imposizione del regime fascista, che si doveva alla 1 del pomeriggio leggere ufficialmente il bollettino di guerra, pieno di bugie, che però nel 41 eravamo in piena vittoria, avanzavamo in tutte le parti. Alla 1 del pomeriggio c'era l'obbligo di ascoltare il bollettino di guerra della radio in piedi, sull'attenti, una specie di rituale. Ma la sera invece la rilettura si poteva ascoltare anche seduti, diciamo. Ma quella sera, in questa al bar Cavour, mentre noi ascoltavamo le notizie di guerra, entrano due militi con la M, battaglioni M, squadristi tutti e due fascisti, i quali, mezzo ubriachi, se non ubriachi, hanno gridato, uno di loro ha gridato: "In piedi, c'è il bollettino di guerra!" E tutti ci siamo alzati. Io mi sono alzato. Quando mi è passato vicino, mi sono permesso molto gentilmente di dire: "Guardi che sono le 8. Sono le 8 di sera, non è la 1". E mi arriva una sberla tremenda, è stata una piccola colluttazione. Un capitano dei bersaglieri che in quel momento passava, ferma tutto, manda via i due militi e io me ne torno a casa e dopo qualche giorno vengo chiamato in federazione fascista da un gerarca, il quale mi dice che io avevo insultato i nostri eroi che morivano sul fronte e che non mi permettessi mai più, che la lezione doveva servire, eccetera. Dopo pochi giorni viene in casa mia un brigadiere della questura, il quale mi dice che è obbligato a venirmi ad annunciare che sono stato condannato a 6 mesi di ammonimento, di ammonizione, che non dovevo uscire, non dovevo lasciare Verona senza il permesso della polizia, che non dovevo uscire prima dell'alzare del sole, che dovevo ritrovarmi dopo il tramonto. E qui comincio a entrare in un mondo diverso, a capire. All'uscita del bar Cavour quella sera sono fermato da un signore, mi ricordo aveva una ciocca di capelli bianchi, e commenta che avevo avuto del coraggio, che mi ero comportato bene a ribellarmi, non è che mi fossi ribellato. Comunque mi dice: "Io sono un socialista", era un vecchio socialista, Roberto Menegazzi. E quindi praticamente mi apre le porte della politica clandestina, del mondo clandestino, nel quale entro, faccio parte, e qui divento antifascista, e qui divento a essere illuminato, ma non solamente per questo fatto, ma perché comincio ad ascoltare studenti, amici, della fronda, li chiamiamo così, specialmente nel mondo universitario padovano. C'era una realtà molto diversa, si criticava moltissimo il regime, si conosceva un po' di più quello che non era l'Italia e faccio la mia conversione totale, 360 gradi, e mi dedico all'antifascismo completamente.